morendo lì sul divano e non ho voglia di far nulla, non ho voglia di registrare. Oggi giorno di unboxing e giorno che vi faccio vedere la nuova attrezzatura, sia per quanto riguarda il fitness che per quanto riguarda YouTube, quindi riprese video, foto e change. Prima di iniziare il video, ragazzi, come al solito vi chiedo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, e devo dire che ciò che state per vedere in questo video, soprattutto la telecamera nuova che finalmente è arrivata, l'ho presa, molto è grazie a voi, perché mi avete sostenuto e da zero sono riuscito finalmente a comprarmi un qualcosa in più per migliorare il canale. Iniziamo subito. Reps, aiutami! Un esemplare di Reps che si sta... non so cosa sta facendo. Hai assunto una forma da verme. Voglio dormire! Allora, qui abbiamo l'attrezzatura che vedremo in questo video. Queste tre cose sono nuove, mentre queste cose sono vecchie, ma dato che c'è questa nuova, vado a farvi vedere il parco completo degli elementi da utilizzare in palestra. Allora, iniziamo subito dall'elemento più importante. Sony Alpha 3, comprata nuova di pacca, una telecamera appena uscita, veramente fantastica. Non sto qui a dirvi le caratteristiche perché uno, non sono un esperto, e poi probabilmente molti di voi non sanno di cosa stiamo parlando, sentite solamente numeri e parole strane. Rispetto alla telecamera che sto utilizzando, non c'è lo schermo che si gira, la qualità dei video sarà sicuramente migliore, e qua devo cambiare ogni volta gli obiettivi. L'unico obiettivo per il momento che ho comprato è questo, un 50mm f1.8, molto bello da utilizzare soprattutto per le foto. Oggi lo testerò nei video, ma probabilmente non è l'obiettivo che utilizzerò più spesso. In questi giorni ne comprerò uno nuovo, più adatto a riprese di tutti i giorni. Quindi adesso la monto e inizio a registrare immediatamente con l'altra, non vedevo l'ora di questo momento da tanto tempo. Fatemi sapere se vedete delle differenze positive tra 3, 2, 1. Eccoci qua, nuova camera. Come vi sembra? Cioè, decisamente meglio. Comunque, prima cosa, iniziamo subito con l'unboxing di questo pacco. Me l'avete chiesto e quindi ve l'ho preso. Lo volevate o no il microfono? Eccolo qua, microfonino, in questo modo mi sentirete cantare e parlare come non mai. Lo montiamo subito, immediatamente. Oppure, eccolo qua. Montiamolo subito, non vedo l'ora di aumentare la qualità. Non sapete quanto mi dava fastidio a me sentire l'audio nei miei video in quel modo, veramente pessimo. Microfono montato, mi sta dando qualche problema, non capisco il perché. Spero che ora la mia voce si senta decisamente meglio e possiate apprezzare le mie capacità di cantante. All'alba io vincerò, vincerò. Primo unboxing tecnico, scarpa da squat, finalmente le ho comprate, i pesi stavano iniziando a diventare importanti, quindi una scarpa adatta allo squat penso fosse la mia priorità. Ho preso questo modello di Adidas che me l'ha consigliato un ragazzo su Insta, non mi ricordo bene il nome, comunque lo ringrazio se sta vedendo questo video. Un costo abbastanza contenuto, solamente 50 euro. Oggi la proverò e dopo vi faccio sapere. Già che ci sono, vi faccio vedere altre attrezzature che utilizzo durante il mio allenamento. Ve ne parlo un attimino qui in casa che sono più tranquillo, e dopo invece in palestra vi faccio vedere come le utilizzo. Chiaramente queste cose che vi faccio vedere non le ho appena comprate, ma ce l'ho da un bel po', però ho colto l'occasione per farvele vedere. Come prima cosa possiamo iniziare con delle fascette per i polsi, molto semplici da utilizzare. Le fate passare in mezzo al pollice e poi le girate intorno al polso in modo abbastanza forte, cioè deve essere stretto solamente per quel poco che basta per l'esecuzione della panca. Io lo utilizzo in panca e military press solo con pesi elevati per non andare a far troppa pressione sul polso. Un altro accessorio sono le fasce per gli stacchi, questi qua li utilizzo solamente nei submassimali di stacco da terra o nei massimali. Mi aiutano un attimino con la presa, però chiaramente dovete allenare la presa anche senza di queste. Vi ricordo che anche su MyProtein, questi qua sono della Mad Max che mi hanno regalato un bel po' di tempo fa, però su MyProtein ci sono un modello di fascia 8 che non c'è bisogno di attorcigliarle sul bilanciere, quindi sono molto più facili da utilizzare. Quindi se volete acquistare, mi raccomando, codice Mattia Fitta, anche questa qua magliettina. Sto provando tutto l'abbigliamento perché è di una qualità veramente incredibile. Terzo accessorio, fasce per le ginocchia, queste le utilizzerò oggi insieme alle scarpe da squat. Queste le utilizzo negli squat, soprattutto nei submassimali e nei massimali, perché non mi voglio far male alle ginocchia, soprattutto essendo molto alto rischio di farmi male. Dopo vi faccio vedere come si utilizzano. Ultimo accessorio, ma probabilmente il primo per importanza, è la cintura. Come potete vedere, la cintura deve essere
tutto uniforme per altezza, non dovete prendere quelle cinture strane che sono strette qua, poi sul lombare si ingrandiscono perché non hanno senso. Queste sono le cinture da utilizzare, uno spessore di circa 5-7 mm, molto dura la cintura deve essere, non è che deve essere morbida e deve essere comoda, deve essere dura e deve essere anche stretta. Questa qua la utilizzerò oggi per gli scotti, quindi vediamo dopo, tanto sapete tutti come utilizzarla. La mia camera me ne era un po' stanca, le ho dato una Monster White che le piace tanto. Sì. Facciamoli i complimenti al mio amore che oggi ha preso 28 nel check. Bravissimo. Ma che gliene frega a loro? Eh no, devono farti i complimenti che sarà bomba. Ora bevo la sua bevanda energetica e mi faccio un bel pre-workout e ci vediamo in palio. Iniziamo col quarto allenamento della settimana, è il terzo di gambe, spero che questo microfono tenga, anche questa radio di m***a che sta andando. Squat al 92% del massimale, ho utilizzato 200 kg, quindi utilizzerò sia cintura che le fasce. Allora metto solitamente prima le fasce perché se mi metto prima la cintura non riesco a piegarmi, quindi fasce ben strette, mi raccomando. Prendete questa zona qua e la fasciate forte. Ora cinturina, mi raccomando, stringetela forte il più possibile. Ci siamo. 184 kg, 5x3. La scheda è più o meno sempre la solita. Ci andate a variare minimamente percentuali sui sub massimali e le serie di ripetizioni. La prima è andata, scarpe ottime, piacciono, bel feeling. Legendary like I am Robin Hood. Flow is flowing good like I am some driftwood. Doing things I said I can when others said I could. Showing up the class study and I try to make good. I am from the west but I'm not talking Clint Eastwood, yeah. I was thinking about these times. Some rhymes, I was feeling divine. Third place took a lot to reach the finish line. But now I'm here, love your Shakespeare. Try to talk to one of one, but motherfuckers always in her fit. That's a watching down, looking at the floor. Stai allenando? No. Vabbè. Io dico quanto deve fare splendore, così. Che splendore, ragazzi. Dove fare così, avanti indietro. Ora pressa monoarticolare, ne facciamo 4x12. Mi raccomando, spinta dal tallone per un focus sul gluteo e su tutta la gamba. Gucci, 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 they be prophetess. He's white and he's speaking fast to see an auctioneer. But I get it, I fit in, I beat it, I motherfucker, wanna murder that beat. But I get it, I spit it, I credit, I get it from Reddit, I read it from Reddit, I get it repetitive, feeling offended, I look at my words again, wanna start shit again. Really wanna... 5x10 di banco, messo su 115, quindi fasce, belle strette. Anche se non ne avrei bisogno, però oggi vi faccio vedere un pochino tutta l'attrezzatura che uso durante gli allenamenti. Ciao Matti. Shit again, really wanna start shit again. Run it back to all of those days in your bedroom, recruiting for phase. Using some chips, they were always late. Fantasizing about buying some drinks, but you got no money to pay. Super serie di tricipiti, dal cavo solamente la fase di contrazione e poi andiamo subito a fare dips fino a cedimento, fin quando non siamo morti. Ask mom, she says, it's a face. You sat in days, eating donuts, they were always glazed. Shit, shoes fresh like an apple off a tree. Red ones costing me like 15k rupees. Dark, gloomy days, needs to have vitamin C. Took a long time to get back into this reality. Back, 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 back to those days. I was running, 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 running in one place. Set it, 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 pace. Feel like I've been. Ora facciamo una super serie, per quanto riguarda i bicipiti facciamo 20 colpi di contrazione parziale più 10 colpi dal cavo basso.
grace, and now I'm falling from grace. Please don't trip, watch your step, you better tie your shoelace. Look at the ground, 90-degree angle. Human race, trying to get some real talk from you, but poker face. Like, what are you trying to do, yeah? Fit in and step in the shoes, yeah? But how is that welcome for you, yeah? Apply back and no one abuse, yeah? Now you're almost 22, yeah? Taking in no revenue, yeah? That's a sneak preview, yeah? Of the life you've been living, no cooking, no cushion, no 60 permission, flowing out, searching ambition, that's giving, pushing like a pigeon, cold out in the midnight, cold as a session, fight like a sub chicken, get vicious, I'm ditching, I made a decision. Do you see the vision? Back to those days of songs actually written by the artists, now they're all this shit. Super serie, alzate laterali e alzate frontali, 20 per tipo. Ultimo esercizio, 4x10 di panca inclinata. Sono morto, con le spalle, i tricipi, tutto. Sono arrivato a scivolamenti. Back to those days I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. Allora, allenamento finito, sono arrivato a casa, ho fatto per la prima volta il letto per far sembrare la mia camera un minimo ordinata. Comunque volevo parlare un attimino di tutto ciò che avete visto in questo video, spero che vi sia piaciuto. Prima di tutto voglio spendere delle parole riguardo di questa scarpa che mi ha cambiato veramente tanto, soprattutto l'impostazione sullo squat, un'impostazione molto più rigida. Anche questa scarpa qua è un pochino scomoda, devo dire la verità, questo perché è molto dura, cioè non è morbida, non si piega solamente la punta, qua dietro è proprio... non si gira. È un po' scomodo camminarci se non siamo abituati, però se si vogliono sollevare pesi elevati è perfetta. Per quanto riguarda invece tutte le altre attrezzature, spero che sia stato abbastanza chiaro. Qualsiasi cosa scrivetemi qui sotto nei commenti, oppure seguitemi su Instagram e scrivetemelo lì nei messaggi che vi rispondo sempre. Magari vi consiglio anche dove e come prenderli. Le altre attrezzature utilizzatele sempre ed esclusivamente quando state facendo i submassimali o i massimali. Ogni tanto quando aumentate provate a fare il peso che facevate prima con la cintura senza fasce, in modo tale da capire se siete diventati effettivamente più forti. Io lo faccio quasi sempre. Prima non facevo più di 130-140 senza le fasce perché mi sentivo poco sicuro. L'altro giorno ho fatto 170 senza fasce. Allora, penso di avervi detto tutto per questo video, che era un video molto veloce. Vi volevo presentare la nuova attrezzatura. Lasciate un bel like per l'impegno perché mi sembra d'obbligo. Detto questo, ragazzi, non ve lo ripeto, ma pollicione in su, commentino, chiedetemi qualsiasi cosa, veramente mi fa piacere interagire con voi. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per queste notifiche, ormai YouTube non sta più mandando le feed e quindi non vi arriva nulla. Seguitemi anche su Instagram, che lì vedete tutto un pochino prima. E niente, grazie di aver visualizzato questo video, spero che sia molto meglio con questa camera e ci vediamo alla prossima. Ciao belli.